Bad Taste, lo so ragazzi, vi aspettereste una bella recensione di qualcosa di leggero, no? Qualcosa che si legge rapido, di allegro, per smorzare un po' questa, come dire, questa atmosfera funerea che ancora cala, copiosa e pesante sopra il nostro paese, verso la fine, si spera tra l'altro, perché chi lo sa, di questa emergenza Covid-19. Invece no, perché quest'oggi mi trovo a parlarvi di un gran bel fumetto che però non è esattamente una lettura da spiaggia per lenire le sofferenze di questo periodo tra quarantena come dire, e lockdown, con queste parole che ci hanno ammorbato ultimamente. Però, per quanto certamente l'opera Feltrinelli di oggi, che tengo tra le mani, non sia esattamente una lettura rilassante, è qualcosa che ci fa bene, è qualcosa di artisticamente molto apprezzabile. Si tratta di Terra Nera di Lorenzo Palloni e di Martoz, vincitore del premio Boscarato qualche anno fa, classe 90, se non mi ricordo male. Gran bravo artista e disegnatore, artista completo. Palloni, autore di La Lupa, autore di Desolation Club, edito da Salda Press, che vi ho recensito qualche mese fa, che mi ha convinto sì e no, insieme Palloni e Martoz, autori del bel Instantly Elsewhere, se non sbaglio. E qui, autori di Terra Nera. Com'è Terra Nera? È una bella opera di denuncia, è una bella opera di fotografia di uno dei grandi mali, peraltro molto attuale del nostro paese. È un'opera tostissima, è una lettura molto veloce, nonostante sia estremamente copioso, estremamente ciccione, estremamente ricco, dal punto di vista artistico, questo volumetto. Se non conoscete lo stile di Martoz, non è un fumettista per tutti. È un fumettista che io spero piaccia a tutti, che secondo me dovrebbe piacere a tutti, ma ha questo stile estremamente deformato, e deformante. Per nulla spigoloso dal punto di vista artistico, ma molto spigoloso da un punto di vista comunicativo. E insieme a Palloni qui ci racconta una vicenda di moderna schiavitù. Siamo in Italia, c'è un camorrista sfigato perché deve aver combinato qualcosa che non piace ai suoi colleghi, e di solito questo non porta particolarmente bene. Spietato, che ha un'idea. Ci sono questi tre ragazzi stranieri, egiziani o comunque africani, arrivati nel nostro paese, come sappiamo che si arriva nel nostro paese quando si viene dall'Africa, non importa se nera o no, sfruttati nei campi di pomodori. Argomento su cui non aggiungerò nulla a quello che si è detto ultimamente, insomma. I tre tentano di fuggire e devono morire, ma Natale, questo è il nome del camorrista che ha un'ultima occasione per redimersi. Natale ha un'altra idea, li porta con sé perché c'è da mandare dei messaggi. Come la camorra a volte manda messaggi ai propri interlocutori e ai propri avversari, cioè c'è da far saltare un po' di fabbriche. E Natale ha pensato che questi tre, carne morta, due sono fratelli, tutti sono ragazzi, sono tendenzialmente minorenni, al massimo ventenni, ha pensato che questi tre ragazzi, appunto, possano correre il rischio meglio di lui e per lui al posto suo.
E qui parte un viaggio on the road in cui nasce un rapporto tra Natale che sostanzialmente ha salvato la vita, in teoria, di questi tre ragazzi e adesso vuole in cambio che loro facciano esattamente quello che dice lui, sotto minaccia, sotto ricatto, sotto l'arma puntata della paura. Dell'affetto utilizzato a discapito di chi lo prova, sotto l'arma codarda di chi ha potere nei confronti di chi dalla sua soltanto la disperazione. E la terra nera è la nostra terra, è l'Italia che ne esce malissimo da questo dipinto, tant'è che l'unico momento in cui Palloni e Martoz ci fanno vedere qualcosa di positivo che capita a questi ragazzi è quando almeno uno di loro riesce a varcare il confine, insomma. Il nero è il colore del fascismo, ovviamente. Il nero è il colore della pelle di questi tre ragazzi. Il nero è il colore della camorra, della violenza, della cattiveria, dei cuori privi di pietà. Ed è questo ciò di cui parla questa storia. Ci fa vedere un paese che Martoz dipinge con il suo stile, come vi dicevo prima, deformato e deformante, perché è un paese dove nulla è normale, dove niente di normale succede a questi tre ragazzi. C'è questa deformazione bellissima, c'è questo disegno che non rispetta mezza proporzione, non rispetta mezza regola, eppure è estremamente chiaro, estremamente comprensibile, pur senza essere simbolico. Martoz è sicuramente un autore, un artista dallo stile estremamente riconoscibile e particolarissimo, che mi rendo conto può risultare fastidiosissimo a molti, ma che io credo che per raccontare queste storie così dure, così toste, per arrivare al cuore di queste situazioni così paradossali e parossistiche, ma che sono vere, che sono reali, sia perfetto. Guardate questa scena di sostanziale dialogo, com'è estremamente espressiva. Martoz scende nei dettagli, viola ogni forma di proporzione, di prospettiva. Dipinge dei connotati che sono i connotati del grottesco, insomma, lo stile di Marx è decisamente grottesco, come grottesca è la situazione che racconta. E Palloni qui crea dei personaggi molto belli. Natale, ovviamente, è al centro di tutto, perché alla fine lui è il cancro da analizzare e se possibile da estirpare, no, di questo paese. Lui la manifestazione del peggio, del razzismo, della spietatezza, del calcolo terrificante. Ma Natale è anche un personaggio molto bello all'interno di Terra Nera, perché non è un personaggio soltanto bidimensionale, perché ci sono dei dettagli che lo rendono umano, di un'umanità inquietante. C'è questa scena bellissima, ci sono un paio di scene in cui si dimostra appassionato di Peter Gabriel, per esempio, come lo sono io, e canta due delle canzoni che amo di più di Peter Gabriel, come immagino anche Lorenzo Palloni le ami, insomma, come a dire: guardate che questi siamo noi, non possiamo voltarci dall'altra parte. Natale che sfrutta l'esistenza disperata e disperante di questi tre ragazzi per i propri scopi, siamo noi, perché tutta l'Italia è complice, è la nostra società che rende possibile tutto questo, è un carico morale di cui tutti noi dovremmo prenderci la responsabilità, il fatto che succedano certe cose nel nostro paese, perché dipende dalla cultura che abbiamo, dipende dalla cultura che ci viene inculcata, che ci viene comunicata, dipende dalla comunicazione politica del nostro paese, dipende dalle persone che votiamo, dipende dal mondo in cui tutti noi vogliamo vivere.
Che bello, Terra Nera, mi è piaciuto tantissimo. È un fumetto adulto, non è un fumetto per tutti, ma è un fumetto che tutti dovreste leggere. E si inserisce perfettamente nel nucleo di quel fumetto civile, che secondo me è la parte migliore, della linea Feltrinelli Comics. Che va a fare il paio, insomma, con una storia, se vogliamo, più avventurosa, che non si vergogna di essere anche avvincente, ecco, da un certo punto di vista, e di essere anche, non voglio arrivare a dire intrattenitiva, ma comunque di essere appassionante, perché comunque c'è la componente on the road, c'è la componente anche action, perché no? Martoz e Palloni non se ne vergognano, la mettono in scena come deve fare un fumetto che non è di genere, ma che non ha timore, insomma, di utilizzare anche qualche topos di genere per veicolare un messaggio, che è un messaggio che ci colpisce al cuore, ci colpisce allo stomaco, dovrebbe colpirci per far funzionare la nostra testa. Io credo che questa sia un'ottima strada per farlo, che la narrativa di intrattenimento sia sempre molto potente e che quando si vuole raccontare una buona storia di denuncia, non ci sia niente di male a utilizzare anche i suoi strumenti per arrivare agli occhi e alla sensibilità delle persone. Mi è piaciuto tanto Terra Nera, leggetelo, leggetelo da adulti e da maturi. Palloni e Martoz sono un bisturi in questa storia, sono molto bravi nel raccontare con i dialoghi ma anche senza, e trovo veramente che abbiano costruito un'opera molto equilibrata all'interno del disequilibrio, dell'assurdo e del grottesco del loro stile, sia narrativo che visivo. Terra Nera, Palloni, Martoz, Feltrinelli Comics, gran bella lettura. See you! Bad taste!